stati invitati al Lady Fest 2011, che si fa a Roma, un festival in realtà tutto al femminile, ma per noi è un'occasione per presentare questa opera prima. Una piece di tre parti, tre movimenti, da un titolo abbastanza pregno di significati, direi. Si chiama Love Attitude. L'organico del brano è pianoforte e theremin. E basta. Esatto. Cosa c'è di terrificante in questa cosa? Perché siete considerati gli eroi del nostro tempo per fare questa? Perché vabbè, non molti conoscono il theremin, forse lo associano, si può associare a un suono del violino, ma è più elettronico, quindi andiamo un po' a esplorare i territori più acustici, no? Con uno strumento elettronico, per quanto abbia 100 anni di storia, insomma, per cui in qualche maniera la visibilità dello strumento è moderno, ma quello che senti può essere anche dei primi del Novecento, insomma, come idea. Che in realtà rispetti le caratteristiche del pianoforte, le caratteristiche acustiche del pianoforte, quindi che rispetti la dinamica, la possibilità di avere dei suoni molto piano fino a dei suoni molto forti, quindi cercare di rispettare appunto il più possibile quella che è la caratteristica più bella del mio strumento, ossia la capacità di variare, no? di intensità. Thank you.
uno stesso brano, almeno per quanto mi riguarda, c'è qualche sfumatura, qualche cosa che cambia. E a me è quello che piace dei concerti dal vivo, nel senso che altrimenti certo. Preferisco il disco, se ricerco la perfezione e l'uguaglianza ogni volta rispetto a quello che è prevedibile. Invece mi piace anche sorprendermi io stessa per prima di qualche cosa che non è previsto, insomma. Utilizzare apparecchiature che creano altri suoni, no? Il problema è averne padronanza e non farsi, diciamo, non capitolare nell'effetto tout court, nel fare per forza cose che esaltano l'effetto ma che non hanno significato nella composizione. Infatti anche noi in questo caso stiamo cercando un po' di dosarci, se no altrimenti ti verrebbe da usare molti effetti, molte cose per il gusto del musicista di esagerare, diciamo. A volte, anzi, ho usato preparazioni anche in certe cose improvvisate, però appunto avendo previsto di creare dei suoni differenti preparando il pianoforte. Però in questo caso a me mi piacerebbe proprio in realtà tenere i due strumenti nella loro essenzialità, quindi cercherei in realtà di rispettare il più possibile l'essenza del pianoforte e l'essenza del theremin, senza cercare gli artifici. Che è la cosa più difficile, almeno parlo per me, che diciamo mi sono avvicinato al theremin dopo altre diavolerie elettroniche, no? Quindi sono un po' ossessionato da queste cose, no? Perché poi un po' anche come te, Enrico, immagino, abbiamo la passione, no? per queste cose. E quindi tendi a mettere, come dire, in catena, in fila, tutta una serie di cose e crearti un'altra mostruosità elettronica. Però questa cosa mi costringe, per esempio, in questo caso, a scoprire meglio lo strumento, che è la cosa più esaltante e anche più difficile. Beh, perché a quel punto sono note fraseggi e dinamiche. Cioè assolutamente. Non hai scuse, non quindi devi, esatto. Te la devi cavare con quello che hai qua. Più una scommessa.